face. Bella a tutti ragazzi, sono Giacomo e bentornati su questo nuovo video di Uncharted Drake 14. Allora ragazzi, prima di cominciare ci tengo a dire qualche cosina, quindi se non vi interessa potete saltare il video. Oggi incominceremo Uncharted Drake 14 e praticamente se sono mancato una settimana e 4 giorni tipo, purtroppo ci sono stati dei problemi, come ben avete visto. Ho fatto una nuova intro in questi anni, vedete forse ogni giorno una nuova intro, ma questo non è un problema. Ci saranno dei giochi che saranno saltati, cioè che non li faremo più, quindi vi posso dire Assassin's Creed, Wolfenstein 2 e tutto il resto. Resident Evil non lo so, penso di sì, da vedere. Poi come ben potete vedere, in 2 settimane vedete i giochi che mancano e l'avete capito che non li faremo più. Babbo chance ragazzi, Uncharted Drake Fortune ragazzi, gioco da quando è uscito su Play 3, che avevo io, era magnifico. Babbo chance, incominciamo. No, speak English me. Speak Italy. Mi trovo al largo della costa di Panama. Qui abbiamo recuperato quella che riteniamo essere la bara del leggendario esploratore Sir Francis Drake, sepolto in mare più di 400 anni fa. Eccolo qua, Drake. Sei sicuro di voler profanare i resti del tuo antenato in quel modo? Detta così è una cosa riprovevole. Inoltre, pensavo che non mi credessi. Beh, io ho svolto ricerche e a quanto pare Francis Drake non ebbe figli. Beh, la storia può sbagliare, sai? Per esempio, non si può profanare una bara vuota. Infatti era vuota. Ti ha lasciato un libro. Furfante. Che cos'è? Forza, tiralo su. No, niente da fare. L'accordo era per una bara. Punto. Un momento, se il mio Shu non avesse finanziato la spedizione. La tua storia l'hai avuta, signora. Signor Drake, hai firmato un contratto. Ho il diritto di vedere ogni cosa. Possiamo parlarne dopo? Sally, guai in vista, sbrigati. Ok, che succede? Pirati. Pirati? Già, di tipo moderno. Non fanno prigionieri. Almeno non maschi. Aspetta, che intendi dire? Minchia. Non dovremmo avvisare le autorità o altro? Sarebbe un'ottima idea, ma non abbiamo esattamente il permesso di stare qui. Cosa? E se non vuoi finire in una galera panamense, meglio sistemare la cosa da solo. Cos'è peggiore? È ovvio che non sei mai stato in una galera panamense. Sai usare questa? Sì, è come una videocamera, basta puntare e sparare, no? Bravissima. Ci siamo. Ah, che ricordi ragazzi, che ricordi. Da un sacco di tempo che non ci giochi. Che diavolo ci hanno trovato qui? Che grafica poi ragazzi. Devo di averli seminati. Cos'hai fatto per farlo tagliare? È una lunga storia. Ma un testo l'ho preso e non è morto. Mamma mia che grafica. Ok, bisogna... Presta Sally. Dov'è Sally? Eccolo. Dove stanno? Sono spariti in acqua. Stanno salendo a bordo.
uccidere! No, è impossibile. Oh! Mamma mia! Prendiamo i proiettili, vai, vai! Ancora uno. L'ho quasi preso. Ma scomparono quando se ne ha. Avete incontrato l'uomo sbagliato. Vai. Ah. Va, prendi le munizioni. Perfetto, aspetta che arrivano altri. Aspetta, oh cacchio. Oh, mamma mia, che bello questo gioco, ragazzi, era il mio preferito. Oh. No, aspetta, se muoio così faccio proprio schifo. Come faccio? Ah, eccolo. È arrivato. Ecco la cavalleria. Grazie a te. Oh, ok, vai. Aspetta, come al cavolo devo fare? La barca sta per esplodere, saltiamo giù. Aspetta. Che stai facendo? Ok. Eccomi. Perché non me lo ricordo tanto bene, sono anni che non ci gioco. Ecco Sammy. Sammy. Non mi ricordo neanche il suo nome. Non ti si può lasciare solo nemmeno un minuto. Avevo tutto sotto controllo fino a quando hanno fatto esplodere la barca. Tutto bene? Qualche anno di terapia mi aggiusterà. No, qualche anno di terapia. Questa è proprio una bella e talentuosa e la inattiscia. Adulazione da uomo di spettacolo. Beh, io sono più un tipo da dietro le quinte, Victor Sala. Oh. Oh, per amore. E lui lo lascia così. Che ne dite di levarsi di torno prima di attirare altra attenzione? Allora? Un regalino da parte di Sir Francis. E così hai trovato la barra. Aspetta, è quello che credo che sia. Il diario di Drake è andato perduto. Aveva simulato la propria morte, proprio come supponevo. Doveva essere incappato in qualcosa di grosso. Già, ma lasciamo che resti tra me. Grazie del prestito, Mr. Drake. Mi sono guadagnato un'occhiata a quel diario quando arriviamo. Ecco, guarda, ai tempi in cui Drake navigava il Pacifico, riuscì a cogliere la flotta spagnola di sorpresa. Assalì le navi, rubò tutte le carte nautiche, le lettere, i gettoni di bordo e registrò tutto in questo diario. Dunque questo. Ma al suo ritorno in Inghilterra, la regina Elisabetta confiscò tutte le sue carte e i suoi giornali di bordo, compreso questo, e costrinse l'equipaggio al silenzio. Drake aveva scoperto qualcosa durante quel viaggio, Sally. Qualcosa di così segreto e prezioso che non si poteva rischiare di rivelare in giro. Bene, Nate, facciamo finta che non me ne importi niente di questa storia, perciò vai dritto al bersaglio. Ecco qui un uomo che non perde tempo. Chissà che è successo con le donne. Mai ricevuto la mail. Va bene. Allora andrò subito al porto, solo perché sei tu. Beh? È il maledetto dorato. Qualcosa di molto grosso, appunto. Dice qualcos'altro? Ah, ora ti interessa, eh? Sì. No, sfortunatamente no. L'ultima pagina è stata strappata. Aia. Ma ti dico una cosa, Sally. Questo è davvero questo. Già. Abbiamo solo un problema. Sì, è quello che ho detto. Saltate in aria. Affondate. No, è per questo che siamo assicurati, no? Ah. Oh no, la videocamera no. È tutto a posto. Non devi preoccuparti. È ancora come nuova.
Sally, la ragazza non mollerà. Dovevi vederla. Ottimo, ora vai da lei e le dici: abbiamo appena trovato la misteriosa città dell'oro. Il suo produttore può trasmetterlo questa sera, Nate. Ti fidi di me? Più o meno. Beh, perché avremo alle calcagna tutte le canaglie da quattro soldi che vogliono questo tesoro se non ci liberiamo di lei subito. Sei un perfetto gentiluomo, Sally. Lo so, è uno schifo. Ma sopravvivere. No, non mi importa se superiamo il budget. Voglio dire, ti rendi conto che potrebbe essere davvero la storia dell'anno? Ciao. No, non mi fido di loro, capisci? È per questo che dobbiamo darci una mossa. Tu mandami la truffa e ti prometto che... Che razza di bastardo. Che scena, avrei dovuto immaginare. Ok. 2. Alla ricerca di Eldorado. Oh, aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto. Non eri troppo vecchio per quella barista a Lima, eh? Ah. Era diverso. Devo ammettere, però, che fu faticoso lo stesso. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Sei. Questo mi ricorda. Ah, ok, così si lascia la pistola, non mi ricordo. Mi hai raccontato quando ho appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar. Mossa rischiosa. Quando se ne è accorto ero già. Ehi, ma mi stai ascoltando? Sì. Dalle tue labbra. Allora. Dove sta? Vecchietto è morto? Ah no, eccolo qua. Allora, comunque le cascate. Poi dove dobbiamo andare? Qua? Sì. È vero che Francis Drake sia venuto fin qui? Perché siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene. Fammi vedere. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Allora, vediamo un po'. Allora, là... Qua non credo che ci sia niente, no? È come trovare una suora in un bordello. Allora, vediamo un po'. Ma non c'è nessuno. Ah, eccolo qua, ho trovato. È proprio così che me lo immaginavo. Allora. Cosa pensi che sia? Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. Dobbiamo cercare una cosa per... No. Credo di qua. Ah, infatti. Olle, vai. Perfetto. A cura preso. Ora... No, aspetta. No, so che devo come un pirla. Perfetto, vai. Vai, salta. Perfetto, vai. Oh, cacchio. No. Perché non ha saltato, dico io? Ok, ce l'ha fatta. Sì, c'è qualcosa di strano nel suolo qui sotto. Allora. Credo che dobbiamo andare là. Oh, cavolini. Non me lo ricordo tanto bene. Devo trovare un modo per attraversare. Ok, ce l'ha fatta, dai. Ah, dobbiamo andare così. Ora me lo sto ricordando un pochettino il gioco. Sono tanti anni che non ci gioco.
Ok. Ok, perfetto, vai. Allora, mo che dobbiamo fare? Ah, ecco. Bel lavoro, ragazzi. Ok, dobbiamo andare qua giù. Beh, penso di sì. Mi sa che qui ci servirà la torcia elettrica. Mi sa proprio di sì. Come si fa ad attivare la torcia elettrica? Oh, cavolo. Ok, la torcia elettrica attivata. Ulala, un altro grandioso coso da scoprire. Che bel vestitino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già, dov'è tutto il maledetto? Questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati piani. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contava su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare da costoro. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzoni. Eh sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter. Ho visto come la guardavi. Elena, per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Tutto è lecito in amore e in guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altro? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Alla. Certo che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo oggi finisce qui. Se volete vedere un prossimo video di Uncharted, mi raccomando scrivetemi su Instagram. Non sto vedendo più Instagram degli amici miei, che purtroppo è successo un problemino, che io, diciamo, quando lo finivo di caricare, poi prendevo il telefonino e poi li mettevo Instagram là, avete capito, e purtroppo il telefonino mio si è rotto completamente e quindi non lo posso più fare. Quindi per il momento che mi comprerò un altro telefono, perché il telefono che tengo non va tanto bene, in cui utilizzo Instagram, quindi è un po' lento e tutto il resto, quindi non lo posso fare. Vabbè, babba le ciance ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, condividete con i vostri amici questo video, quindi da Giacomo è tutto, ciao ragazzi.